ragazzi! Oggi impresa di famiglia! Saremo infatti la prima famiglia su YouTube ad attraversare un lago in kayak. Siamo sul lago del Predil, sulle nostre montagne in Friuli Venezia Giulia. Com'è l'acqua, ragazzi? Ragazzi, siamo incastrati. Siamo incastrati davvero. Ale, sfangali! Bisogna sfangarli. Vi siete appiccicati. È davvero impossibile. Stappata. Faremo questa impresa con questi due kayak gonfiabili. Ringraziamo Bestway che ce li ha mandati e da cui mi è venuta questa idea pazza. Ma noi sfrutteremo le nostre capacità di canoisti e ce la faremo. Video in descrizione per il nostro video in canoa in famiglia. Gonfiamo! Abbiamo anche un mini generatore elettrico. Faremo anche... Ci sono anche i pesci? Fai vedere? È vero, ragazzi. Non potete incastrarvi. Occhio! Ah! Ragazzi, sì, gonfiatore, torna in postazione. La prima parte gonfia, ha ragione la mamma. Questo è il fondo, dove poi attaccheremo in velcro i due sedili. Voi che avete i piedi nell'acqua, vi faccio notare che c'erano i numeri per l'ordine in quei posti. Ah, si gonfia dal settore 1, poi il settore 2 e poi il settore 3. Ecco il settore 2. Sono un pesce! Perché le pinne andranno messe sotto il kayak. Operazione, Ale, da fare? Da fare? All'inizio. Sì, beh, certo. Ecco una. Qua, e una, due. Qua si fissa col velcro e ci sono anche le corde di sicurezza. Che pucciosetto questo! Sembra una pizza. Invece il poggiapiedi, per chi starà davanti, che quindi lo mette proprio qui. Poi montiamo le pagaie in dotazione. Cominciamo infilando un dischetto fino in fondo. Dove c'è la pinna? Su tutte e due le parti. Dopo infiliamo qua e avvitiamo. Mi sembra di montare una spada laser, vero Ale? Ragazzi, mi è già fissato qua. Matti è già pronta con il secondo. Dobbiamo acceleriamo. Ed ecco qua il mio kayak. Il tuo è di lusso, Matti. Aspetta, Matti, devo controllare col mio... Sì, vai. Esatto, all'interno della confezione per la sicurezza c'è anche un piccolo righello che permette di controllare la gonfiatura. C'è il pollice in centimetri. Yeah. Permette di verificare che non abbiamo gonfiato troppo, perché troppo vuol dire, non vuol dire più sicuro, ma meno sicuro, come troppo poco sgonfio. Invece per quanto riguarda i pesi, allora questo qua in cui saliremo io e Niki tiene fino a 200 kg, e ovviamente ci strastiamo, compresi gli zaini e tutto, e Matti e la mamma andranno su quello che tiene 150. Ma prima di tutto la sicurezza, ragazzi, abbiamo tutti da mettere il giubbino di aiuto al galleggiamento. Eccolo qua, vieni, facciamo un giro giro, vediamo il giubbino. Bene, a questo punto non resta che andare in acqua e fare il nostro attraversamento del lago. Che cosa manca? È il tuo. Ah, giusto. Che comprenderà anche il pranzo che ci siamo portati. Pranzo sì, al sacco. Sì, un bello 80 più. Grazie mille. Com'è la comodità, Matti? Bene. Sei pronta a remare? Sì. Oh, brava. Remeranno loro, vero Ale? Beh, ovvio. Ovvio, io sicuro. Vediamo se mi Ale si siede. L'equilibrio mi sembra buono. Si parte! Bene, allora stiamo per partire e l'imbarcazione parte, via! Com'è Ale? Bello, bello! Bene! Ciao ragazze! Bene, stiamo partendo, io mi rilasso! Ti rilassi, io ti guido in giro! Dopo provo anch'io, sai? Sì! Com'è? Bene, bene! Oh, posso anche rilassarmi! I maschietti sono ancora là! Andiamo! Adesso abbiamo un problema, chi ci dà la spinta? Ah! Noi! Ce la diamo da soli, andiamo Niki! Grazie a Nicolò, il rematore, raggiungeremo le ragazze! Io vi dirò che è piuttosto rilassante stare qua! C'è una bellissima vista! Oggi non c'è... No! La direzione! Fare in due! Arriviamo, arriviamo! Com'è Mati? Bene! È bello, vero? Sì! C'è una pace e tranquillità assoluti! Un paesaggio fantastico! Io direi allora di andare a pranzare! Ho prenotato un tavolo al centro del lago! Un kayak, non un tavolo! Un kayak al centro del lago! Andiamo! Attenzione! Occhio, occhio! Ciao Mati! Ciao! Leghiamoci, ah, ecco, così mi piace. È vero, bella idea. Ci mettiamo così dopo quando dobbiamo mangiare. I kayak hanno le corde per legarle, vedete lì dietro. E quindi possiamo. Sì, li leghiamo con le corde.
corde. No, noi ci leghiamo a voi. No, no. Mamma, raggiungili, è il nostro scopo. Sono in due e hanno potenzialmente più potere. Ma la mamma è più... ed energia, ma non sono ben coordinati. E quindi... infatti. Ecco, adesso si sono coordinati abbastanza. Adesso, ma papà che sbaglia tutto. Ci siamo, ragazzi, noi siamo arrivati al centro del lago. Proprio qui. Niki, tira fuori i panini. Ce l'hanno loro. Come ce li hanno loro? Ale, ti sei presa tutti i panini? E voi vi siete presi tutta l'acqua. No, dobbiamo fare scambio allora. Baci. Arrembiamoci, ci mettiamo vicini. Mamma, dammi il remo. Vai, remo. Vieni. Matilde, tieni la camera. Benissimo, aspetta che prendo il tuo. Grande. Kayak di coppia. Il remo. Tovaglietta, Ale? Anche. Bibite fresche? Sì. Ombrellino? Crema solare, sì, l'abbiamo messa. Quella l'abbiamo messa. Niki sta legando il kayak. Grande, bella idea. Sto provando, che è un po' no corto. Ma quanto bella è la sensazione di stare qua in mezzo al lago. Bello, bello. Oggi non c'è un filo di vento. Tutto attorno a noi, fantastiche montagne. Vi faccio il giro giro, ragazzi. Guardate che bello che è il nostro Friuli, che ha di tutto: montagne, mare, in un'ora da casa nostra Udine, mare ad un'ora da casa nostra Udine, laghi, storia, il castello di Udine, sì. Poi abbiamo grotte, poi sì. Abbiamo Trieste che è stupenda. Non dateci i panini e noi vi daremo l'acqua. Bene. E la viceversa. Ah, scusami. Ah sì, l'acqua ce l'ho io, dietro di me, qua nella sacca. La cucina propone panino, stracchino e prosciutto. Molto buono. E dopo ci sarà il panino mortadella. Vengono serviti prima i tavoli davanti. Certo. Con vista montagne e gola fra le montagne. Poi il cameraman. Buon appetito anche per me, prosciutto e stracchino. Ciao. Ale, la frutta. Ma la frutta quando faremo la nostra missione, la porteremo a termine, raggiungere l'altra estremità del lago. Sì. Hai ragione. Vai Niki, raggiungiamola. Ci aspettano pesche albicocche. Ma no, più vicina, più vicina. Cosa stai facendo? Portaggio. No, portaggio. Ci sta provando. Scambio. Ci sono collegate. No, scambio di panino, ma anzi, in realtà c'è uno scambio di panino. Il panino arriva, Niki. Mamma. Questo sì che è mangiare al volo. Vai, mamma. Mitico. Perfetto, vai Ale. Grazie. Che voglio la frutta, ancora un po' ci fermiamo. Siamo quasi alla fine, anche se la corrente ci sta riportando indietro, se non pagaiamo, è l'ora della frutta. Albicocca. Al volo. Albicocca. Mati. Pianterò un albicocco nel lago. Oh, impresa incredibile. Vieni che portiamo a casa le immondizie. No, portiamo a casa tutto, anche il super riciclabile. Nel frattempo, dirò che è faticoso. Anche i kayak, vero? Chi lo dici? Io sono da sola sì, a remare. Riportiamo anche i kayak, che vuol dire che riportiamo anche noi. Sì, no, è faticoso, soprattutto se non siete allenati come noi a questo tipo di sport. Però il bello è mettere la mano in acqua, e qui è molto, molto più fresca rispetto, ovviamente, a dove eravamo prima. Il famoso mostro del lago di Cave del Predil non si è ancora visto. Niki, l'hai visto? No. Si narra che adori le albicocche e salti sulle barche color albicocca. Lo sapevi, Mati? Ma che? Non ci crede. Giustamente. Beh, è amico del mitico, vi ricordate il gigante del Jaff? Sì. Del nostro weekend in montagna. Avevi visto la leggenda in bagno. Esatto. Qui purtroppo, ragazzi, oggi niente bagno tour. No. Non abbiamo a disposizione. Non c'è. C'è il buco della canoa, Niki? Sì, qua. In realtà c'è un buco per l'acqua. Esatto, c'è non tutto. Per la pipì. Ma non serve per... ecco, ci siamo capiti, ragazzi. Bene, dopo un po' di relax riprendiamo a pagaiare. Ci vediamo alla fine della missione. E l'impresa sta riuscendo, ragazzi. Abbiamo fatto questa ansa del lago. In realtà quando c'è molta acqua, ovviamente questo qua diventa una specie di piccolo isolotto. E... eccoli le ragazze. L'acqua si è schiarita, che è più bassa. È vero. Perché si è abbassato molto il livello. E qua in effetti sono tutti a prendere il sole e a fare il bagno. La riva è nostra. È un piccolo passo per Niki, un grande passo per la missione. Vai. Sono scesa anch'io. Grande. Che bello, terra. Ale, è il momento. Io e te dove andiamo? Via. Andiamo, via, via. No, ragazzi, adesso smontiamo anche noi, asciughiamo i kayak e riprendiamo la macchina. È stata un'esperienza super bella da rifare, Sì, ha dato molta sicurezza. Io la concluderei con un bel bagno. Tu dici? La prossima volta, oggi non ce la facciamo. Ok. Ma... abbiamo, ragazzi, un'altra piccola missione. La
seconda missione l'abbiamo appena conclusa. Siamo entrate là dentro. Nella miniera. Visto stanno con la felpa qua all'aperto che fa caldissimo, ma è perché ho un po' di freddo dalla miniera. Era bella, ma un po' freddina. C'erano 6 gradi. E 98% di umidità. Rispetto ai 30 di fuori. Si stava benissimo, ragazzi. Ma io sto bene adesso con la felpa. Purtroppo non ve la possiamo filmare perché per questione di privacy non si può girare. Avevamo gli elmetti perché sono bellissimo. Bassi. Sono anche trasparenti, molto stilosi. Sì. E allora, qui Nick ci mostra il trenino con cui i minatori portavano il materiale. Come carrello? Sì. Come una carriola a carrello. Sì, poi secondo me vedi, si apriva qua e così usciva il materiale. Qua? Che mettevano qua dentro, infatti c'era la discesa. E ci ha detto anche la guida. Sì. E una ruspa si scaricava dietro sul vagone. Da qua prendeva e scaricava dietro. Qua dietro. Ma qua adesso non c'è il vagone, c'è questa cosa qua. Che qua si vede un po' più sistemata. Qua i minatori la usavano come mezzo di trasporto. L'abbiamo usata anche noi, perché sì, dentro ci si muove un po' a piedi e un po' su un trenino. Elettrico, che era elettrico sì, sin da fine 1800. Qua tenevano il tettuccio che avevamo anche noi dentro. È vero, qua si streva del materiale da cui poi si otteneva anche lo zinco. E qui abbiamo una ruspetta ancora più evoluta. Mi sa dei tempi addirittura degli antichi romani. È vero, sono stati i primi a scavare, ragazzi. I romani hanno sempre fatto tutto. Se avete un dubbio a scuola... Chi ha inventato il computer? I romani. Che bravo! Le piramidi, i romani. No, scherzo. Chi ha inventato la lampadina? Però i romani. Erano veramente dei geni. E qua sotto, qua sotto sotto, i pantaloni, i romani. No, ma che è? Ma la cosa sconvolgente, ascoltate questa, sì. Se si rompevano gli ascensori, i poveri minatori dopo 8 ore di lavoro dovevano farsi 24 piani di scale a piedi, 60 scale da 4 metri ciascuna. Sì, è vero. Circa 1600 qualcosa scalini. Gradini. E quindi stavano 2-3 ore per uscire. Ullala. E aveva una torcia che durava solo 10 ore. È vero, quindi facevano il cambio. Più. Stavano 3 ore a salire, cosa facevano? Alternavano le luci. E adesso due passi vi portiamo al museo minerario, che si può visitare anche prima volendo, anzi sarebbe meglio, ma noi prima eravamo impegnati al lago, che vi spiega ovviamente qual era la vita nella miniera, le origini, esatto, c'era anche la guida, percorso guidato probabilmente obbligatorio nella miniera, ma molto molto interessante perché vi spiega, oltre ad aneddoti, anche la storia e le caratteristiche. Entriamo. I principali minerali estratti dalla miniera erano la blenda o sfalerite, solfuro di zinco, la galena, solfuro di piombo, e la pirite, solfuro di ferro. Sono tutte stranissime queste rocce. Toccare questa che è grande. Per credere a questa enorme. Poi anche scisto mio. Marmoso acuspidaria gladius. Non lo sapevi? Riuscite a ripeterlo? Scisto marmoso acuspidaria. Scisto marmoso acuspidaria gladius. Bene, fatelo anche voi a casa. E fatelo anche con calcare marnoso, non marmoso, a coralli bracoiopodi. Scisto marnoso a pseudomonotis. Inclusi di porfido rosso chiaro isorientato nel porfido rosso scuro. Mi raccomando, isorientato. Ok. Non disorientato. E il più facile, il calcareo aranaceo marnoso. Te leggo anche gli altri. Calcare aranaceo marnoso. Benissimo. Inclusi di porfido. Ottimo. Rosso. Nel frattempo io, Ale, vengo a vedere qua mentre lui legge. Perché sappia questa tensione? Questa è la famosa blenda. Calcare scistico con voltaie, questo è molto molto particolare, molto liscia, guarda, pietra della Valentinalpe, territorio austriaco. Guardate, un camion. Ok, vediamo se mi sapete dire dov'è la miniera, che non riesco a capirlo. Ok, io. Località fossilifera, direzione e inclinazione degli stati. Dov'è il lago? Qua. Dai, allora io ho mangiato il panino qua e la frutta, no il panino qua e la frutta qua. Credo. Ok. Comunque la miniera. Aspetta, se il lago è lì, allora la miniera. E questa qua? Sì, perché la guida ci diceva che il Monte Re era il monte scavato, quindi è sì, proprio sì, questo. Ed era vicino al passo del Predil. È vero. Eccolo qua, il passo del Predil. Forse questo era il simbolo che cercavamo. Bravissima, ah, voi siete lì. E dal profondo della miniera vi presento i minatori. Sono al lavoro, non disturbiamoli. Come va, ragazzi? Bene. Siete fortunati, è finito il turno. È suonata la campanella. Possiamo andare a vedere
i piani di sopra. Ma come ricreazione? Un minatore? Puoi metterti il casco e la mantella e far finta di essere un minatore. Carino, carino. Andiamo. Qui siamo nell'ufficio paga. A me sembra un po' la Gringotte, sinceramente, no? Nicky sta cercando di convincere qualcuno a pagarlo. Sì. Pagate questo bambino. Sì, la miniera. Sì. Ho prelevato un sacco di... minerale. Materiale. E quindi... No, che forza! C'è l'opera... Oh, madonna! Fai passare a me, io ho fatto una cosa molto importante. Ho attraversato il lago, nessuno c'era mai riuscito. In famiglia, su YouTube. Va bene, allora lei può ricevere. Grazie, mi dia. No! Calcolatrice ne abbiamo? Gira la manovella e ottieni il risultato. Benvenuto nell'angolo relax. C'è il biliardo, ci sono le carte, le coppe vinte dai minatori, Coppa Dinamite 87, Dinamite ragazzi. 80? Sì, è vero, Coppa Dinamite. Coppa Giro del Lago. Giro del Lago? Cioè, abbiamo vinto la prima di te. No, incredibile, ma non c'era YouTube quella volta. Che forza. Undicesimo giro del lago. No, incredibile. E poi qua abbiamo la scritta Caffè Mattioni dell'epoca, una macchina al caffè dell'epoca. Ti ricordi questa? Questa me la ricordo. Sì. 500 lire le macchinette. Prenotazione tavolini, mitiche carte per giocare a scopa e non solo. C'è addirittura il cinematografo con la macchina originale, guardate che proiettore, dove si mettevano le pizze. E qui adesso si vede un filmato che ci approfondisce la visita rispetto alla guida. E questa, vabbè, ma è incredibile. Guarda qua che macchina. Bene, sedetevi ragazzi. E qui entriamo nella stanza dei macchinari, dove troviamo utensili, troviamo la storia, il minatore. Nicky saluta il minatore. Bravissimo. Immagini dell'epoca. Repubblica Italiana, Repubblica... Ah sì, è vero, perché a volta di cambio di confini, cioè il confine adesso passa lì sotto. E pensate che una volta c'erano addirittura i carabinieri che andavano giù e stavano tutto il giorno a controllare i minatori che passavano, perché c'erano lavoratori della Slovenia, nella galleria di Bretto, così chiamata. Poi purtroppo la miniera è stata chiusa per questioni economiche, di convenienza, eccetera, i primi del 90, 91, e adesso è 30 anni che è chiusa, ma le persone di qua stanno allestendo questo fantastico museo, che poi avrà un nuovo piano sopra, il piano quarto, con le usanze e le tradizioni delle popolazioni di Cava del Predil. Noi vi lasciamo qui sotto in descrizione tutti i dettagli per venire a visitare questi bei posti. E se questo video vi è piaciuto, mettete un pollicione! E non dimenticate le ciabatte in riva al lago. Come abbiamo fatto noi. Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Ciao!